band. Buonasera, ben ritrovati a Bimbo Band. Buonasera a Joe e Bonsoir. Al Polpo Pippo. Bonsoir à toi, al Polpo Pippon e a tutti i bambin che ci stanno ascoltando. È un po' francese questa sera. È un po' francese, ce soir, è così, l'enchi. io non capisco niente, comunque va bene. Senti, stasera ho deciso di parlare di... Anzi, non te lo dico di cosa. Sì. C'entra con le fiabe. Certo. Perché le fiabe sono favolose, sono davvero belle, sono intramontabili, soprattutto alcune. Alcune. Se ci pensi, ce le raccontavano le nonne, noi ancora le raccontiamo ai bambini, perché veramente sono proprio intramontabili. Poi il perché bisognerebbe stare a capirlo, piacciono, ma non lo so, sì, ci sono tanti... Ma se mi dici il nome dell'intramontabile fiabe, io faccio un intramontabile disegno. O forse... Te lo faccio capire, mentre tu tenti di disegnarla, sei pronto? Così, no, ma secondo me lo capisci, perché sono andato proprio a prendere questa fiaba. Sì. Secondo me si capisce quasi già dall'inizio di che fiaba si tratta. C'era ascoltate. C'era una volta, in un paese lontano, un gentiluomo vedovo che viveva in una bella casa con la sua unica figlia. Alla sua adorata bambina regalava qualsiasi cosa lei desiderasse. Bei vestiti, un cucciolo, un cavallo. Però capiva che la piccola aveva bisogno delle cure di una madre. Sfortunatamente, lui si risposò scegliendo una donna che aveva due figlie giovani che lui sperava sarebbero diventate poi compagni di giochi della bambina. Però sfortunatamente quest'uomo morì poco tempo dopo e allora la matrigna mostrò la sua vera natura. Era dura e fredda, profondamente invidiosa della dolcezza e della bontà della sua figliastra, perché queste qualità facevano per contrasto apparire le sue due figlie, Anastasia e Genoveffa, ancora più meschine e brutte. Le sorellastre andavano riccamente vestite, mentre la povera ragazza era costretta a indossare un vestito semplice e grossolano e un grembiule e a compiere in casa tutti i lavori più pesanti. E voilà. Quando finiva di lavorare si metteva da sola vicino al camino, vicino alla cenere, e da lì la chiamarono Cenerentola. Certo, non era Cappuccetto Rosso, l'avevo capito subito. Bella questa Cenerentola col questa vestitino qui, da lavoro. Sì, questa qui è una Cenerentola un po' sciroccata, devi capire perché. Perché ha subito un trauma da fatta madrina. Ah, ecco. E adesso se ascolti la canzone capiamo meglio. Vai. Grazie. Vai. La bella Cenerentola strofina, strofina, lucida ogni pentola dalla gran cucina. Rimesta alle finestre, anzi rimesta alle minestre e lava le finestre. Poi cuoce il risotto, lava i piatti sopra e sotto. Abracadabì, abracadabà, si spera che la fata porti la felicità. La porterà? Speriamo. E proprio dal camino viene fuori piano piano la buona fata con una valigia in mano. Bimba bella mia, ma quanto tu lavori, il tuo vestito è tutto a pezze e fiori. Abracadabì, abracadabà, la buona fata certo la ragazza aiuterà. Bimba buona e cara, ma che mani che hai, di certo ho sopportato ogni genere di guai, qui dentro la valigia ho dei doni per te, qualcosa di fantastico che neanche sai cos'è. Ed ecco bella mia, dei guanti formidabili, sono tutti di gomma, felpati e impermeabili. E poi un bel grembiule di plastica a fiori, a prova di ogni goccia, garantito fra i migliori. Abracadabì, abracadabà, Cenerentola ecco sviene sul sofà. Ora Cenerentola. Tu! Cenerentola è un po' una figura È una figura difficile. Storica che io amo molto, devo dire, ma mi sono divertito qui a prenderla un po' in giro. Che ci sta, perché effettivamente di solito la vediamo sempre un po' poveretta, un po'... Così. Invece c'è così. Questa fatta madrina burlona che invece di regalarle il solito bel vestito, le regala due guanti fantastici di gomma che sono molto più utili. Non molto è vero? Più comodi per lavare, però poveretta non la toglie dalla sua situazione. Vabbè, così e è. E anche il Polpo Pippo pensa che quando lui lava sotto il mare non usa i guanti di gomma. Ma Polpo Pippo è fortunato, è tutto un po' viscido lui. Dici? Non ha bisogno di guanti, secondo me. Vabbè. Se la cava benissimo. Ma senti, di solito diciamo che ovviamente le tue canzoni si trovano su iTunes. Ci sono anche dei CD. Sì, ci sono dei CD che girano, vanno in giro,
e si trovano in tutti i grandi distributori, che diciamo così, non stiamo a dire quali, ma insomma... Però una sera me li porti così facciamo vedere. Una sera li porto, se no su iTunes si scaricano che è un baleno. Trovate tutto quanto. Grazie Joe, grazie al Polpo Pippo. Al Polpo e grazie Pippo. Anche a voi. Ciao, buona bandeo. Serata, ciao. Ciao. Bimbo Band.